È la prima volta che compro un tampone salivare, viene dal Penny, supermercato, 5 euro, in farmacia costa 15. Quindi provo ad aprire perché veramente non so come funzioni. Foglietto illustrativo. Raccolta numero 1, raccolta del campione. Rimuovere l'imbuto e il tubetto di plastica dalla confezione. Imbuto e tubetto di plastica. Tossire profondamente 3-5 volte. Nota indossare una mascherina facciale o coprire bocca o naso con un panno mentre si tossisce e mantenere la distanza dai presenti. Sputare con delicatezza il fluido orale nell'imbuto. Allora questo andrà messo qui sotto. Sì, allora questo l'ho messo qui sotto. Ok, ora incastrato. Sputare con delicatezza il fluido orale nell'imbuto dopo aver tossito profondamente 3-5 volte. Arrivare alla linea di riferimento. Ci siamo. Passo 2. Tirare per aprire la soluzione tampone. Dovrebbe essere questo. E versare tutta la soluzione nel tubetto con il fluido orale. Inserire il tappo, che è questo, sul tubetto. Comprimere con delicatezza il tubetto per 10-15 volte per mescolare bene. Sarà aperto.
Passo 3. Esecuzione del test. Rimuovere il dispositivo per il test dall'astuccio. Rimuovere il dispositivo per il test dall'astuccio sigillato e usarlo entro un'ora. I migliori risultati si ottengono se il test viene eseguito immediatamente dopo l'apertura della busta di alluminio. Posizionare la cassetta test del test su una superficie piana. Rovesciare il tubetto e versare 2 gocce di soluzione nel pozzetto S. Gocce di soluzione. Quindi avviare il timer. Non muovere la cassetta del test durante l'esecuzione del test. Passo 4. Leggere i risultati dopo 15 minuti. Non interpretare i risultati dopo 20 minuti. Facciamo mezzogiorno e 10. Quindi mezzogiorno e 25 comparsa. Sono ancora in attesa che sia passato il tempo necessario per l'esito. Compare però intanto una lineetta rossa all'altezza della C che significa negativo. Mi sono accorto di non aver letto ciò che deve essere fatto prima di effettuare il test, cioè non mettere niente in bocca, incluso cibo, bevande, gomme da masticare e prodotti a base di tabacco, per almeno 10 minuti prima dell'esecuzione del test. Lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi prima del test. Oppure usare un disinfettante. Qua c'è la tabella di attendibilità e siamo al 97% totale. Campione negativo 99,3% di attendibilità. Campione positivo 90%, 90,1% di sensibilità. Mi chiedo come mai chi ha bisogno di fare tamponi ogni 48 ore non possa fare questi tamponi o presso il laboratorio magari da sé e attestarne personalmente con un'autodichiarazione l'esito. Misteri della vita. Mi sono anche accorto che ci sono delle istruzioni rapide anche dietro alla confezione del tampone salivare, fluido orale. Mi chiedo inoltre, come ho già fatto in passato, come mai lo Stato non renda disponibili gratuitamente questi tamponi nelle scuole per testare periodicamente, magari una volta a settimana, tutti. Trascorsi i 15 minuti, l'esito del test è fortunatamente negativo poiché è comparsa una banda rossiccia all'altezza di fianco alla lettera C. Se fossero comparse 2 lineette, una all'altezza della lettera C e una all'altezza della T, il risultato sarebbe stato positivo. Sarebbe stato positivo anche se fosse comparsa una lineetta all'altezza della C e una meno marcata all'altezza della T.
il test sarebbe risultato invalido se fosse comparsa solo una lineetta all'altezza della lettera T. Fortunatamente sono negativo, nonostante il mio contatto diretto con tre casi effettivamente risultati positivi, e è per questo che sono al terzo giorno di quarantena. Buon test salivare indolore e non invasivo a tutti. Arrivederci.